Edmonte parla di Teresa Anna, le dichiarazioni dell'ex tronista Vin Zuiden. Francesco, in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, ha commentato il ritorno in TV della pugliese, ma non ha mai nominato Cecilia. Cancelletto Francesco Monte è tornato a parlare, dopo tanti anni, di quella che fu la sua scelta dopo il percorso da tronista a Uomini e Donne. L'aspirante attore, infatti, ha rilasciato un'intervista al settimanale Oggi, durante la quale ha commentato il ritorno in TV di Cancelletto Teresa Anna Pugliese. L'ex corteggiatrice è stata invitata a Domenica Live, video, per commentare sia alla fine della relazione di Francesco con Cancelletto Cecilia Rodriguez, sia alcune dichiarazioni fatte da lei stessa in merito alla fine della sua storia con Monte. A proposito di ciò, il ragazzo ha chiarito che mai ci potrebbe essere un ritorno di fiamma con la sua ex, il pensiero pare essere rivolto sia alla pugliese che alla modella argentina. Nessun ritorno di fiamma con la sua ex. Dopo la fine della storia con Teresa Anna, Francesco aveva chiuso con lei ogni tipo di rapporto, forse per tale ragione, durante l'ultima intervista rilasciata ad Oggi, l'ex tronista non ha voluto rispondere alle parole che la pugliese gli aveva rivolto, ripensando alla pur breve ma intensa relazione che i due avevano avuto. Su un punto, però, il modello è stato più che chiaro, chiudendo ogni possibilità ad un ritorno di fiamma con l'ex corteggiatrice. In primis, la ragazza ha una sua famiglia, è infatti mamma di un bellissimo bimbo che porta proprio lo stesso nome di battesimo di Monte, ma in ogni caso Francesco non crede che sia possibile rimettere in piedi una storia finita. Per Francesco, infatti, quando una relazione è finita, lo è per sempre. Tali parole, rivolte a Teresa Anna, si adattano facilmente anche a Cecilia, che sta vivendo un periodo d'oro con Ignazio Moser, come la coppia ha dichiarato di recente nel salotto di Mattino 5, video. Insomma, chi sperava che Monte potesse avere un ritorno di fiamma, rimarrà deluso, a confermare che anche la modella argentina fa parte del suo passato e anche il fatto che l'ex tronista non l'ha mai nominata durante tutta l'intervista, pur facendo riferimento alla situazione che si è trovato a affrontare dopo che la Rodriguez lo ha lasciato in diretta TV. Il futuro lavorativo di Francesco. Francesco, dunque, sta superando la fine del suo amore, ma per fortuna ha altro su cui concentrarsi, infatti molte strade si stanno aprendo sul fronte lavorativo. Secondo le ultime indiscrezioni, Monte farà parte del cast dell'Isola dei Famosi, video, che è pronta a partire il prossimo gennaio su Canale 5, ma non è tutto. Tornato dall'esperienza di Naufrago, dovrebbe essere uno dei protagonisti della prossima stagione di Furore. L'ex tronista, quindi, avrà modo di dimenticare le delusioni amorose buttandosi a capofitti nei nuovi progetti lavorativi. Inoltre, il ragazzo può contare sulla stima di un numero sempre maggiore di sostenitori che hanno apprezzato non poco il suo modo elegante di comportarsi anche di fronte ad una circostanza difficile. Dopo un periodo buio, per Francesco di certo ci sarà un futuro radioso, i suoi follower lo sostengono, e di sicuro troverà presto una ragazza che gli farà battere di nuovo il cuore.